Non era questa vita il primo sogno. Non era questo amico il primo sogno. Non era questa donna il primo sogno. Per tutti un altro amore al primo sogno. Pianti, falsi, ipocriti, meschini. Sofferenza. Non era questa vita il primo sogno. Manciate di sogni buttate in mare. Non quel primo sogno. Tutti hanno avuto un altro sogno e come sogno una triste realtà. Disperazione, indifferenza. Ma non era questo il primo sogno. Tanti esseri nascono e muoiono senza lasciare memorie del loro viaggio, anonimi e sconosciuti come un soffio d'aria. Quale spiegazione dare al vuoto delle loro vite, alla loro mancanza di eredità? Quale impenetrabile mistero è questo che ci copre? Perché sono nati? Di quale infinita catena siamo un ossidato anello sommerso nell'oscurità delle acque? Questa lotta che combatto da sempre dovrà avere una spiegazione. Forse inseguo l'eco della prima parola che ha inondato la mia bocca. Forse la vita, a partire da quel miracolo, è soltanto un viaggio di ritorno, una penitenza, un avvicinamento all'origine, la storia di una dimenticanza. Scopriremo a suo tempo, liberi da tutte le angosce, che l'emozione spuntò, nuda, nel primo urlo. Voleva dire fame, solitudine, paura? Raffigurava il mondo? È stata realizzata a San Vittore coinvolgendo le 58 nazionali presenti. Si gioca in una delle aree del reparto, e cioè la più grande, per modo di dire. Misura una ventina di metri di lunghezza e una decina di larghezza. Le porte sono disegnate sul muro di cemento e di cemento è anche il campo da gioco. Il 25 aprile è iniziato il gran finale, dopo 4 lunghi anni di trasferte da un reggio all'altro. Siamo in presenza di un pubblico composto, possiamo dire quasi svizzero. Ci alza il culo, andiamo, va. Sono d'amore, che mi sento come una donna questi. Uè, belloccio, come ti chiami, dai? Sono Salvatore da Silva. L'ho aggiunto! Altro rompi coglioni! Bello lo dobbiamo mettere! Chi è sta ragazza qui? Bello, hai tante? È triste sicuramente. Chi può sapere del dolore altrui? Arriva il momento per chi soffre, nel quale il linguaggio non serve. Nel dolore, quando è vero, siamo soli.
Non si può comunicare, nonostante l'urgenza che abbia chi lo sente, nonostante la necessità di aggrapparsi ad uno sguardo, una corda, un gesto di pietà. Non ci sono altre difese che non sia la pazienza e il freddo. Ritirarsi nel proprio io sperando ancora una volta che la sua primavera porti armonia e conformità con ciò che ci c'è. Buonasera! Attualmente conduce la classifica l'Italia con 752 detenuti presenti, seconda la Tunisia con 233, al terzo posto il Marocco con 157, quarta l'Albania con 103 e via via fino alla Corea, Stati Uniti e Israele che con solo una, due o tre presenze aspettano rinforzi. La nazionale femminile attende con ansia l'arrivo della promessa ora, del calcio. Anche i nostri bambini giocano fino a 3 anni, senza capire il perché di questa coppa. C'è la squadra dei figli dei figli dei fiori, ragazzi che portandosi dietro la pesante eredità dei loro genitori riempiono i campi di calcio di tutte le carceri d'Italia. Oh no, no, troppa acqua, no, mi fa male. Invitata speciale la nazionale delle tangenti, politici, imprenditori, faccendieri, ministri, ex ministri, ma la loro breve permanenza nel ritiro mondiale non gli ha permesso di formare una squadra. Presentiamo adesso la nostra nazionale incazzata nera, che più nera non si può, con più di 150 anni di esperienza in questa Coppa del Mondo. Portiere Tonino, la Corte d'Appello gli ha assicurato il posto per i prossimi 30 anni. Libero Luigi, anzi semilibero, dopo 20 anni in squadra. Stopper Gianni, da 30 anni nostro titolare insostituibile. Centravanti Tino, dopo 16 anni in panchina il posto è suo per altri 14 anni. Tornante Saro, lavora all'esterno tutti i giorni e fa avanti e indietro. Allenatore Pino, la sua panchina non sarà in pericolo neanche il secolo XXI. Ergastolano, fine pena mai. Grandi preparativi per l'inizio di questa festa. L'unico pallone della coppa è accuratamente trattato, il suo peso è perfetto. Oh, di chi è sto pacco? Tutti si riscaldano in attesa del momento di gloria, sono pronti, o quasi, ma il gran spettacolo è già iniziato. Ricordo che era il mese più caldo dell'estate. Dalla mia cella, che si trovava su un'isoletta, vedo dalla finestra tutto attorno mare liscio come tavola. Il vento, chi lo sa dov'era. Il sole padrone della stanza. Il sudore mi abbracciava tutto. La famiglia era tanto che non la vedevo. Mi sentivo solo, triste, un po' morto. A un tratto una mosca si posò sul mio viso e incominciò con le sue zampette ad andare avanti e indietro. Trattenevo il respiro, desideravo che restasse. Come un lampo nella mia mente c'era la visuale della vita intorno a noi, in varie dimensioni. Il mio istinto era di voler comunicare con lei, almeno col pensiero. Troppo tardi, era volata via. Le invio mentalmente un grazie di avermi donato quella carezza.
che mi ha fatto sentire vivo col camminarmi sul viso. Mi è sembrato che dicesse: su col morale, dopo la bufera viene il sole, dopo ogni esperienza negativa la vita è molto più bella. Irriducibili ultras e hooligans preventivamente neutralizzati lasciano un vuoto nella curva sud. Fuori dal 41! Bene, mandami tre ragazze, quattro, sì, le migliori, sì, sì, al solito indirizzo, sì, 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 a spiace, sì, ciao, ma spiegami però, ciao! Attenti, attenti! Collaborare! Dovete collaborare! Vendigli, allora fa... Del campo del calcio di San Vittorio. L'arbitro Lupo, ammonire certi non pagati, un po' che non resta. Adesso è tutto calmo, anzi, un po' troppo. Continuano gli inconvenienti, anche il pallone cerca di evadere, speriamo ci ripensi, e eccolo qua, nessuno se lo aspettava e torna in campo per onorare l'evento. Entusiasmante, via satellite! Sempre radio da Spavera, 2000 Italia! Sono le ore 15:40 e come al solito il campo di gioco verrà chiuso. Vi lasciamo augurandovi una buona notte. Continua tutto domani, arrivederci alla stessa ora. Oggi è una giornata diversa a San Vittore. Il campionato di campo corto si è fermato. La causa è lo sciopero dei giocatori contro l'uso indiscriminato di stimolanti nello sport. Ci troviamo nel ritiro della nazionale argentina, a Terzo Reparto. Con noi il capitano della squadra, Pippotto Peron. Come mai avete aderito allo sciopero, voi che dalle vostre parti andate sul pesante? No, non lo cugamo, non parliamo del maricone. Bueno, una cosa è la vita privata, un'altra è il football. Ma nosotros non accettiamo compromesso. Muerte la creatina! Ecco qua l'allenatrice della nazionale femminile. Perché avete deciso di giocare in un campo di cemento e non di erba? Erba, non si calpesta, si fuma! Ma porca puttana, troia! Oggi mi sa che ho perso un macello di moto, proprio no? Che cavolo stai facendo con sto giornale? No, leggilo di là, che devo andare in gabinetto anch'io, no? E stasera fanno gli uccelli volanti su Rai 3, che facciamo? Guardiamo! Io aspetto alla una che ci sono le videocassette pornografiche. Allora ci giochiamo il film stasera. Ah, film, quello che volete vedere, a me non interessa, va bene. Stiamo giocando allora. Stiamo giocando. Sarà meglio che voi stiate qui, mentre io vado a svolgere una piccola indagine. Come stiamo giocando? I lacci delle scarpe anche. Sono senza lacci, grazie. Hai collanina, qualcosa? No, no, a parte solo la fede, c'hai? No, sì, questa qua. No, ma dagli, quelli trasparenti, daglielo, dai, dai. Non serve, questi. Grazie a voi. Sì, anche l'accendino, dagli. Hai firmato? Sì, sì. Ok. Thank you.
Chi è? Ancora un altro. La Madonna, gente, la Madonna, siamo già in quattro, siamo, non ci muoviamo neanche. No, non c'è altro posto, il capo posto ha detto di metterlo qua e qua lo metto. Vabbè, ma non può mettere... Non mi interessa! Basta! Ragazze! Salite! C'è la partita in TV! Ah, c'è la partita in televisione! Vamos! C'è la partita! Oh, c'è la partita, eh! Avanti! Salutiamo Don Vincenzo, c'è la squadra giù di pallone che sta iniziando, volevo venire a vedere la partita. Cominciate ad andare, invece volte, con la stella di mano. La saluto, ti prendo. Fa posto. Agente carissimo, cortesemente, mi venite ad aprire la cella. Lasciamo le mani, Don Vincenzo. Tutti i 7.568 partecipanti alla Coppa in questi 4 anni sono stati trovati negativi al controllo antidoping. Le principali reti televisive e stazioni radio di tutto il mondo non vogliono perdersi niente di questo meraviglioso torneo, uno spettacolo veramente esaltante. Entusiasmatevi, nessuno può immaginare cosa significa fare il portiere della nazionale, tranne il portiere stesso. Sto povero Cristo è sempre in tensione, deve stare attento per tutta la partita, perché anche se un'azione si svolge nella parte più lontana da lui del campo, c'è il rischio che un forte tiro, una missilata di 200 megatoni arrivi in porta. L'allenatore chiede il cambio, ma cambierà qualcosa oppure no? Speriamo bene. A volte penso alla morte. Mi immagino dentro una cassa di legno, con lunghe cerniere sul corpo, forse a seguito di un'autopsia. Attorno a me poche persone. Mio figlio, mia madre, alcuni familiari e qualche amico. Non molti si ricorderanno di me, perché non ho dato come avrei dovuto. La morte. Unico comune denominatore che unisce tutti gli esseri viventi. Non diciamo poi quando si deve tuffare, come minimo ad ogni tuffo un'escoriazione o una spellatura. Abbiamo calcolato per partita almeno 2 pallonate nei coglioni, uno nella testa di rimbalzo dopo aver subito il gol. Qualche cannonata sulla faccia con conseguenze di rintronamento per i successivi 5 minuti. Un'altra 20 di spiaccicamenti sul cemento dopo ogni tuffo e un paio di schiacciate di piede destro dopo aver dato un calcio al muro per l'ennesimo gol. Ma alla fine la soddisfazione di aver subito solo qualche decina di gol in più del portiere avversario può ripagarlo, con la speranza di rifarsi la prossima volta. Sì, lascia stare, va, facciamogli un bocca a bocca, va, se no non si riprende più. Di chi è quel pacco? I risultati dimostrano la parità fisica e tecnica delle forze in campo. 1999 pari. Il quarto uomo ci indica che mancano ancora 5 minuti. Mesi? Anni? Di questa interminabile finale. La segna stampa del telegiornale del domani. Scoperta dal dottor Guido Rossi, la pillola della bontà, premio Nobel di quest'anno. Iniziata la sua ricerca prima del giubileo, per evitare inutili indulti ed amnistie.
Dopo il fracasso del braccialetto elettronico è stata sperimentata sui detenuti. Ormai quasi tutti usufruiscono di questo miracoloso trattamento. La riuscita è certa. Si crede alla sua infallibile efficacia al punto che sono quasi scomparsi i controlli delle autorità sui singoli soggetti. Nello stesso tempo, però, diverse categorie di uomini impiegati una volta al controllo e al giudizio di questi redivivi si trovano a confrontarsi con dei problemi mai conosciuti sinora. Sembra quasi che stia per venir meno l'utilità della loro funzione. Le categorie più colpite sono i magistrati, le forze dell'ordine, operatori penitenziari, avvocati. Milioni di persone si trovano in cassa integrazione o diventano specie protetta in via d'estinzione, tutti disposti a scendere in piazza per manifestare il loro malcontento. Pronto? Ma è vero? Avete verificato la fonte? Ok, va bene. Agenzia dell'ultimo momento. Trovato impiccato sotto un ponte di Londra il premio Nobel dottor Rossi, inventore della pillola della bontà. Portandosi appresso il segreto della sua scoperta, si teme una regia occulta. È stata aperta un'inchiesta. Si ritorna alla normalità. Domani gli sviluppi delle indagini. Buonasera. Sempre Radio Las Favelas da Cadeia de Milão. Milão, Italia. Radio Las Favelas. La nombra della televisione argentina, gentile spettatore. Ehi, Flaco, ma questo arbitro non era sotto inchiesta? Sì. Se non lo fosse, cosa fa qui con quel fischietto? Blocco Luigi, finalmente! Vai! Poi la posta quando arriva? La posta quando arriva la posta? Sono le ore 15:40 e come al solito il campo di gioco verrà chiuso. Vi lasciamo augurandovi una buona notte. Continua tutto domani, arrivederci alla stessa ora. Poi la moglie le ha detto al colloquio. Finalmente so dove trovarti. Ha fatto una domandina per fare colloquio con il suo cane, l'unico che le è rimasto vicino. La solitudine è un bene perché rivela la nostra nudità. Però è anche difficile da accettare, non essendoci più abituati. Per questo la temiamo. Soltanto in lei l'uomo può maturare, nella conoscenza di se stesso, nel recuperarsi, nel sapere di sé. Accettare la fragile bellezza del suo destino. Allora, come è andata l'appello? Cosa vuoi? Mi hanno dato 5 Coppa del Mondo. Cazzo, il posto assicurato. Ma quando finisce sta partita? È una vita che non si può passeggiare in sto cazzo di campo. Perché la disgrazia che ci visita tutti si accanisce con alcuni, forse i più deboli? C'è un ordine superiore che lo dispone, obbedendo a disegni che la nostra povera mente non riesce a decifrare. Chi decide la quota che ad ognuno corrisponde di bellezza, di dolore, di esistenza? La vita è un muto interrogante, l'uomo un filo della trama, il tessitore chi si crede di essere? Su quale legge si basa per lasciarci così soli con il freddo, così nudi di fronte all'eterna notte dei tempi? Quanto tempo ancora per superare tutte queste tonnellate di ferraglia? L'uomo è vittima della confusione. Non capisce niente e tace,
Dal suo silenzio nasce il mal di testa, l'insonnia, la nevrosi e l'inquietudine. Non si spiega. Continua a tacere, esistendo per inerzia, stordito dall'ozio e dalla paura. Non si riconosce a se stesso e sente di tanto in tanto la voglia di piangere per niente. Quanto per arrivare all'ultimo cancello? La scoperta? Ragazzi, scusate, ma io mi addormento, eh. Ci vediamo domani, buonanotte. D'accordo, ciao. No, buonanotte. Buonanotte. Tu guardi di qua. Alza. E io che faccio, raga? Ragazzi, vi presento un amico, c'è un nuovo amico qua. Piacere. Adesso vediamo di sistemarci. Prenditi qua nello sgabello. Grazie, perché sono la vostra. Adesso facciamo subito il letto. Ma qua sopra devo andare io? Sì, ma buttati su questo, tanto da rimanere. Va bene, grazie. Da dove che arrivo? Posso volere qualche cosa, scusate? Sì, adesso. Qua sopra devo andare io? Sì, ma. Grazie, un caffè. Com'è che si chiama quello di nuovo? Mario, caffè. Grazie. Vedi che il letto te l'abbiamo sistemato, già a posto, se vuoi puoi pure andare. Sì, beh, beviti il caffè e poi. Sì, ma sai cosa la paura, capito, di magari bevo il caffè e poi non dormo veramente, che sai che sono. Mamma mia che roba, aspetta un attimino. Devo salire qua sopra? Questo ci offre la casanza. Scusate, ho calato la testa, eh! Sì, sì. La testa si sono rotti qua. Cazzo, sono un po' alto, Non ti preoccupare, non è quello che le piatte. Vabbè, l'importante è che si dorme. Ecco, grazie. Però sai che non è che c'è tanta voglia di bere il caffè. Ho paura domani non dormire, vai. Devo domani mattina, grazie. Avevo freddo, lo stesso. Non andiamo, lo bevi tio? Lo dirò, così, fatti. Al tempo. Sono così vicino al tetto che posso leggere dei giornali incollati lì. Leggo e vedo le fotografie. C'è la diva di moda, sogno irraggiungibile di tutti quelli che sono passati dal mio posto. La coppia del jet set, la villa del più ricco, la nave di colui che lo segue. Gli eredi di tutti i re e regine di questo mondo, di teste coronate. Chi lo sa se potrò addormentarmi questa sera, nonostante la stanchezza. Infine penso a loro, le mie compagne, i miei figli, i figli dei miei figli. Soltanto i bambini vivono l'illusione dell'eternità. Forse per questo tutto ciò che è significativo, meraviglioso e degno da ricordare ci succede nell'infanzia. Forse per questo riempiono il nostro tempo le vaghe immagini di un tempo senza misura. Le prime ferite, i paesaggi irripetibili, il viso inamovibile dei nostri antenati, il vero volto dei miei nonni, i miei genitori, le mie sorelle. Mai come allora sono stati così vivi, fino ad oggi. Buonanotte, la vita incomincia domani. Non sappiamo come né quando andrà a finire questa sfida. Sappiamo soltanto che avrà un nome, Domenico T., morto tragicamente partecipando a una partita di questa coppa. Ciao Mimmo.